Buonasera e benvenuti a Occhio al Voto, elezioni comunali di Albosaggia. Vi presento subito i tre candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino nell'appuntamento del 10 giugno prossimo. Candidato sindaco per la lista numero 1, Murada per Albosaggia, sindaco è Graziano Murada, benvenuto. Buonasera. Candidato sindaco per la lista numero 2, Nuova Albosaggia, è Fausto Giugni, buonasera Buonasera a e tutti. benvenuto. Candidato sindaco per la lista numero 3, Albosaggia Unita, Stefano Piasini. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Le regole del confronto, come noto, sono quelle della par condicio, che vedranno alternarsi in un criterio di rotazione nelle risposte i tre candidati sindaci. Certamente Albosaggia è uno dei comuni della nostra provincia in cui il confronto elettorale si preannuncia più acceso, più vibrante, anche perché, inutile nasconderlo, Albosaggia esce da una fase di commissariamento e anche perché, lo possiamo dire ed è cosa ben nota, i tre candidati sindaci sono stati a loro volta nel corso degli anni passati amministratori di rispettive giunte nei ruoli di sindaco, vice sindaco, assessore l'uno dell'altro. Naturalmente l'auspicio è quello di un confronto schietto ma leale nella consueta ottica di offrire una dialettica corretta è un confronto delle loro idee, delle loro proposte per il governo del loro paese. Riserviamo, come di consueto, il primo giro di interventi dei nostri ospiti, 1 minuto e 30 a loro disposizione, per presentare se stessi e per illustrare le motivazioni della loro candidatura. Cominciamo dal candidato sindaco della lista numero 1, Murada per Albosaggia, sindaco Graziano Murada. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. 57 anni, sposato, due figli. Ho ereditato dai nonni due grandi passioni, l'agricoltura e la politica. L'agricoltura mi ha regalato l'opportunità del lavoro, oggi sono dipendente della Fondazione Fojanini, mentre la politica mi ha fatto sperimentare la pubblica amministrazione e mi ha permesso di essere al servizio del bene pubblico. Ho fatto 10 anni da sindaco, 2004-2014, e rivendico con un pizzico di orgoglio quello che è stato fatto insieme ai miei compagni di allora, dove si è visto il paese di Albosaggia crescere, con iniziative innovative, spesso mutuate anche dai comuni limitrofi. Quello che è successo ad Albosaggia con il commissariamento, non ha lasciato indifferente il sottoscritto. Sono stato contattato da decine e decine di persone che mi hanno chiesto di rimettermi in gioco, di ripresentarmi dopo un'analisi personale, prima di tutto, ma poi anche attraverso un'analisi politica di quanto è successo, ho deciso di ripresentarmi, mettermi ancora a disposizione per la collettività e mi auguro che di poter replicare quanto di buono è stato fatto nei 10 anni da sindaco. Fausto Giugni, candidato sindaco della lista numero 2, Nuova Albosaggia. Buonasera a tutti, sono Fausto Giugni, classe 1961, sono sposato, ho due figli, lavoro presso il gruppo Credito Valtellinese, faccio un'attività di logistica. E io dico, dopo quello che è successo, dopo il commissariamento, molti cittadini e amministratori, anche sindaci di paesi limitrofi, mi hanno spronato a non rimanere in disparte. Anche perché non avendo nulla da recriminare sul mio operato, convinto di aver operato nell'interesse principalmente dei nostri cittadini, mi sono voluto ripresentare e quindi eccomi qua. Ovviamente ho dovuto mandare giù un rospo grande come una casa per avere questo spirito, però sono contento, sono soddisfatto e deciso a combattere questa campagna elettorale. Grazie Giugni, ha un credito di un po' di secondi che potrà compensare in una prossima risposta, visto che è stato sintetico in questo primo giro, che chiudiamo con il candidato sindaco della lista numero 3 Albosaggia Unita, Stefano Piasini. Buonasera a tutti, sono Stefano Piasini, 45 anni, sono sposato, due figli, uno di 9 anni e uno di 5 anni. Diciamo, la mia carriera lavorativa si svolge diciamo più che altro come imprenditore artigiano nel campo delle telecomunicazioni. Da sempre vivo in Albosaggia e da parecchi anni sono in amministrazione, quindi ho rivestito diciamo
di diversi ruoli, prima consigliere comunale, poi assessore, nell'ultima tornata elettorale il ruolo di vice sindaco. Io sono da sempre impegnato anche nel mondo delle associazioni, del volontariato all'interno del comune, in particolare sono anche vice capogruppo degli Alpini di Alvosaggia, da dove da diversi anni mi spendo, diciamo, in questa attività. Ho deciso di candidarmi perché comunque io ho un forte senso civico, vivo quotidianamente a Alvosaggia io e la mia famiglia, quindi questa è stata per me un motivo più che valido per arrivare a esprimere la mia candidatura. Ne avete in parte già fatto menzione, il commissariamento da cui l'amministrazione comunale, il comune di Alvosaggia uscirà proprio con la prossima tornata di voto del 10 giugno. Come spiegate, come avete spiegato in questi mesi, ciascuno legittimamente dal proprio punto di vista, le ragioni di questa crisi che hanno portato alla caduta delle precedenti amministrazioni e dunque al commissariamento del comune, che è sempre notoriamente un momento doloroso per ogni amministrazione e per ogni comunità che viene in qualche modo privata della sua rappresentanza di amministratori eletti. Cominciamo questo secondo giro da Fausto Giugni. E questa è una bella domanda, perché me lo sto ancora chiedendo anch'io quello che è successo. Malgrado tutto, cioè, abbiamo realizzato delle buone opere, dicevo malgrado il patto di stabilità che non ci permetteva di utilizzare i fondi che avevamo. Solo in questo ultimo anno, dal 2017, è stato possibile attingere a parte di questi fondi. Difatti c'è la mensa scolastica che è in fase di realizzazione. Io dico, mancava poco più di un anno alla conclusione di questo mandato, che purtroppo è stato interrotto dalle dimissioni di consiglieri e assessori. Io dico che nel rispetto dei cittadini, la discussione del futuro di questa amministrazione andava portato in consiglio comunale. Qui ci sarebbero stati presupposti, se c'erano delle giuste motivazioni per mandare a casa un'amministrazione e quindi arrivare al commissariamento. Ritengo che il non aver fatto questo sia stato un grande segno di debolezza e forse anche un po' di prepotenza di chi ha agito. Come voglio far presente la minoranza che si è spezzata subito in due parti, una parte a mio favore che mi sostiene e l'altra no, che è la parte che ha sostenuto le dimissioni. Concluda. Volevo dire che credo di aver sempre agito con grande serenità, con grande chiarezza e rispetto dei miei cittadini. Grazie, abbiamo concesso quei secondi che non aveva sfruttato nella prima risposta. Proseguiamo con Stefano Piasini. Qual è la sua lettura dei fatti? Ma la mia lettura è questa, è la lettura mia, ma anche di chi come me ha deciso di fare questo passo, magari visto, diciamo, in maniera come un atto prepotente, ma un atto prepotente non è stato, mia come, diciamo, la decisione del resto della maggior parte della giunta e del resto del consiglio comunale. Noi venivamo da tre anni e mezzo di scelte poco condivise, venivamo da un percorso con poco coinvolgimento da parte del sindaco per quanto riguarda noi dalla giunta e comunque anche dei consiglieri comunali, quindi portate, diciamo, a compimento quelle che secondo noi erano le priorità, quindi l'appalto, la realizzazione del campo sportivo di calcio in erba sintetica, l'appalto della mensa scolastica, che è importantissimo per il campo scolastico, e il compimento, diciamo, della revisione del piano regolatore. Abbiamo deciso che comunque era l'ora di finire questa avventura amministrativa. Grazie. Graziano Murada. Beh, la fine di un mandato amministrativo è sempre un trauma. E forse quello che non si è percepito e capito è che la fine di un'amministrazione in un comune, una città o un comune con una popolazione elevata, le conseguenze sono limitate all'ambito soprattutto amministrativo.
In un comune piccolo invece le lacerazioni sono molto più profonde e le ferite rimangono sulla pelle delle persone, ma soprattutto nelle associazioni, negli enti che lavorano sul territorio. Avevo lasciato un comune unito, oggi ci ritroviamo un comune diviso e ci vorrà del tempo per ricostruire quello che è stato perso. Distruggersi fa in fretta, a costruire ci vuole più tempo. Grazie, se ritenete di voler replicare o integrare quanto detto dai vostri avversari, è vostra facoltà farlo. Giugni. Sì, io volevo fare una replica al fatto della non condivisione dalla Giunta e dei consiglieri. Per poter condividere le cose con la Giunta e i consiglieri, il primo presupposto è che ci debbano essere. Piasini non era uno di quelli molto presenti, non sono le mie, possono essere parole, ci sono i verbali che lo dimostrano. Presente in particolare c'era sempre l'assessore Giugni, Michele e Murada Emanuele, con i quali ho sempre parlato, con i quali si è sempre discusso delle varie operazioni, delle varie problematiche. Per quanto riguarda certi progetti sono stati gestiti direttamente da loro e quindi non c'è stata nessuna mia contrarietà in tal senso, anzi ci sono stati anche degli interessamenti. È andata bene che alla fine i fondi si sono trovati, parlo del campo scolastico, campo da calcio, chiedo scusa, però non è stato affatto semplice, quello è vero, proprio in quel momento di grande difficoltà amministrativa. Piasini? Sì, io volevo fare una controreplica, che comunque anche gli altri assessori e consiglieri lo sanno benissimo, anche i dipendenti del comune che mi vedevano quotidianamente in comune, quindi possono, credo, certificare al 100% che la mia presenza era costante e comunque mi sono sempre dato da fare per quelle che erano le esigenze, le istanze quotidiane di quello che era il comune. Nello specifico io non entro in merito, il discorso qual è? Che quando si toglie, anche noi non abbiamo fatto un'azione innanzitutto di prepotenza e soprattutto non abbiamo portato avanti delle azioni contro il sindaco assolutamente, ma abbiamo portato avanti per nostra iniziativa anche personale degli intendimenti e delle operazioni rivolte al bene per il comune. Il quadro delle motivazioni esposte è chiaro, naturalmente ai cittadini la facoltà di farsi un giudizio, come evidentemente è già stato in questi mesi nel dibattito interno alla comunità di Albosaggio. Allora guardiamo avanti, guardiamo agli obiettivi che Albosaggio si deve dare per il futuro. Veniamo alla terza domanda, proprio a partire da Piasini, un minuto di tempo per rispondere. Qual è, secondo lei, oggi la priorità per Albosaggio? Ma la priorità per Albosaggio oggi sicuramente è la priorità che hanno quotidianamente tutte le famiglie. Quindi parlo di priorità che hanno dal mondo dei più piccoli, dalla scuola, dal mondo dell'associazionismo che a questi più piccoli diciamo si rivolgono, per poi arrivare diciamo ad intervenire su questioni che purtroppo sono anche all'ordine del giorno per l'assistenza degli anziani, che purtroppo tante famiglie si ritrovano in carico degli anziani che purtroppo non autosufficienti. Dovremo dare loro delle risposte soprattutto in termini di assistenza diurna e quotidiana e per poi arrivare a un percorso con la realizzazione della casa di riposo per dare a loro diciamo quel conforto per gli ultimi anni di vita. Murada. Beh, noi nel programma abbiamo messo quattro linee guida che sono la salute, i giovani, ambiente e turismo e in più la manutenzione. Siamo nel 2018 e credo che è impensabile che ci siano liste d'attesa per accedere a esami diagnostici o visite mediche specialistiche di 2-3 mesi. Questo non fa onore a un paese moderno. Noi crediamo di avere una soluzione per far sì che i nostri cittadini, che gli abitanti di Albosaggio, possano accedere a prestazioni sanitarie in tempi molto brevi. È vero che il Comune non ha competenze dirette nel campo sanitario se non nella conferenza dei sindaci, ma siamo convinti di riuscire a portare a casa questa soluzione come l'abbiamo fatto per altre nel passato. Giovani, è un tema scottante, la disoccupazione giovanile,
Noi dobbiamo cercare di far capire a questi giovani che se alzano lo sguardo e guardano quello che è attorno, il nostro territorio, il nostro ambiente può offrire loro ancora occupazione, ma soprattutto reddito, chiaramente in modo completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto i loro padri e i loro nonni. Anziani, RSA, un progetto che era già iniziato durante... Devo invitarla a concludere. E poi credo che in tempi di vacche magre la manutenzione attenta e puntuale del territorio e degli edifici pubblici sia indispensabile. Grazie, Fausto Giugni. Noi nel nostro programma puntiamo tantissimo sulla sicurezza, sia attiva che passiva, per portare ad avere il benessere dei cittadini, ovviamente con controlli, con attrezzature elettroniche, ma anche controlli con sinergia con le forze dell'ordine e la prefettura. Puntiamo tantissimo sui giovani, perché un giovane che fa sport è un giovane che ha davanti un futuro sicuramente diverso, e sicuramente lo togliamo da, magari anche da situazioni negative. Per quanto riguarda la scuola, ovviamente puntiamo su quello che è l'efficientamento energetico dei palazzi scolastici per il benessere appunto dei ragazzi. E mentre per quanto riguarda le associazioni, io ho sempre collaborato con le associazioni, ne faccio parte anche della Croce Rossa in modo attivo, e quindi è un po' nel mio DNA e sarà sempre così. Avete già in qualche modo anticipato e toccato due filoni importanti, e non poteva essere diversamente, di quella che è l'azione di un'amministrazione pubblica, le opere pubbliche e i servizi alla persona e il sociale. Cominciamo proprio dalle opere pubbliche. Quali gli interventi più necessari oggi per Albosaggio? Riprendiamo il giro da Murada. Innanzitutto, quando si parla di opere pubbliche, soprattutto in periodi dove le finanze sono scarse, bisogna distinguere quelle che sono le opere pubbliche che il Comune può fare direttamente o attingendo a fondi regionali o a bandi europei, da quelle invece che vanno fatte in sinergia con partner privati, tipo il project financing per la RSA è fondamentale per riuscire a realizzarla, cosa che è stata fatta ad esempio col Tempio Crematorio. Per quanto riguarda invece le opere pubbliche, non possiamo promettere la Luna in questo momento, ma opere di manutenzione puntuale. Poi vi è la necessità di realizzare una centralina sull'acquedotto per introitare delle risorse aggiuntive per le finanze del Comune, la necessità dell'elettrificazione della parte ovest dei Maggenghi, che oggi è completamente assente, c'è la necessità di realizzare un campetto da gioco per i bimbi al Torchione che manca, e questo si può fare attraverso una convenzione che è già in essere in Comune, la realizzazione di marciapiedi in alcune aree a traffico molto intenso, e poi chiaramente la parte alta della montagna con strade e sentieri da ripristinare e mettere a posto, perché quella è la base per lo sviluppo del turismo del paese. Fausto Giugni. Allora, fare quanto non mi è stato permesso di fare per colpa del patto di stabilità. Ora ci si può muovere un attimino di più, ovviamente non fare promesse irrealizzabili, raccontare storielle. E, come dicevo prima, l'efficientamento delle strutture scolastiche con un sistema di raffrescamento e riscaldamento per il benessere anche dei ragazzi a scuola. Ci teniamo ovviamente a fare la manutenzione in primis in modo particolare, la sistemazione delle rogge, che sono diventate un po' una diatriba, qualche volta una diatriba tra i cittadini, perché essendoci meno utilizzo dell'impiego in agricoltura rimangono da fare, quindi trovare anche lì una chiave di lettura, un sistema per migliorare questo problema. E ovviamente questo ne gioverà poi la nostra piccola agricoltura e i nostri piccoli produttori del paese, che per noi sono molto importanti. Importanti sono ovviamente anche i Maggenghi, e quindi la stessa cosa si rivolge là. E ovviamente non meno da concluda, grazie. Quindi dobbiamo tenere conto dalla parte idrogeologica e ambientale di quello che è il nostro comune. Grazie. Piasini. Sì, naturalmente anche noi non abbiamo in programma opere faraoniche. Innanzitutto è normale che attingeremo anche noi, diciamo, laddove è possibile, a fondi sia regionali o anche a fondi europei, naturalmente ragionando anche in termini, ad esempio per la casa di riposo, attingendo a quello che è uno strumento che è il project financing.
le cose che abbiamo, diciamo, secondo noi, che sono prioritarie, innanzitutto la manutenzione del territorio, quello è indiscutibile. Poi abbiamo nel nostro programma l'estensione, in particolare del marciapiede da via Piovanini verso le caselle per arrivare poi a via Marini, perché è l'unica, diciamo, opera, diciamo, riservata ai pedoni, che manca in quell'area lì sulla provinciale. Abbiamo intenzione di mettere a bilancio delle cifre per andare incontro alla realizzazione di un parcheggio che serve nella zona dell'oratorio e dell'asilo nido, perché tutti i giorni, con le attività sia dell'asilo nido, dell'oratorio e della chiesa, ci rendiamo conto che è sempre più difficile arrivare a parcheggiare. Naturalmente la manutenzione del territorio, quello è indiscutibile, e ci rivolgiamo, diciamo, anche a quello che è la manutenzione degli alpeggi e delle zone montane. Grazie. Apriamo ora il capitolo sociale, che è stato già tracciato e toccato nelle precedenti risposte. Ci sono i bisogni degli anziani, ci sono quelli della famiglia, ci sono quelli delle fasce deboli o delle nuove povertà emergenti, che magari toccano in maniera più vistosa, meno vistosa, i comuni piccoli che non la città, ma esistono. È compito dei comuni evidentemente leggere questi bisogni e darvi risposta. Dunque, il sociale, quale la vostra proposta? Partiamo da Giugni. Io devo dire che per i 4 anni passati ho dovuto gestire il sociale, malgrado la delega fosse in mano ad un assessore. Quindi posso dire che è stata un'esperienza difficile ma molto interessante, forse anche per il mio carattere, come dicevo prima, alla mia appartenenza in Croce Rossa. Ho visto anche quanto c'è bisogno da parte dei nostri cittadini di avere supporto sotto questo aspetto. Possiamo capire che sono abbastanza reticenti, ma se riesci ad aprire il discorso, poi loro espongono i problemi e tu, se vuoi, con l'aiuto del piano di zona ovviamente, riesci a risolverli sia sotto un aspetto morale ma anche sotto un aspetto economico, e questo in questi 4 anni è stato fatto più volte, ovviamente con molta sensibilità, perché è veramente un tasto delicato. Sappiamo che non è facile parlare del proprio disagio, e quindi aprire queste porte è un po' anche una scommessa, però se ci si crede ci si riesce. Piasini. Sì, noi ci rivolgiamo alle famiglie, perché attorno alla famiglia si struttura, diciamo, gran parte, almeno in Italia, gran parte della società. Ci rivolgiamo alle famiglie, appunto, perché le famiglie vuol dire bambini, vuol dire ragazzi in età scolastica, ragazzi che dovranno affacciarsi al mondo del lavoro, e naturalmente ci rivolgiamo alle famiglie anche perché hanno al loro interno tutte quelle possibili difficoltà che possono emergere. Naturalmente anche io mi accodo dicendo che naturalmente con l'assistenza del piano di zona si può andare a intervenire su tutte quelle fasi critiche che purtroppo nella nostra vita possono succedere. Di sicuro poi nelle famiglie, come ho detto anche precedentemente, la questione anziani, a dar loro una vita dignitosa e dar loro assistenza alle cure e un percorso anche di socializzazione all'interno del comune, secondo noi è fondamentale, per poi arrivare con la costruzione appunto della residenza sanitaria per gli anziani, per dare la risposta definitiva a tutte queste famiglie. Murata. Beh, in un minuto è difficile riassumere quello... Lo sappiamo, vi abbiamo imposto, ne siamo consapevoli. Allora, due le linee direttrici su cui intendiamo operare. La prima è quella della comunicazione. Mi sto accorgendo, e me lo fanno notare quelli che sono con me, i nuovi della lista, come spesso e volentieri i servizi già attivi sul piano di zona non sono a conoscenza, soprattutto degli anziani e delle persone sole. Quindi la prima operazione sarà quella di una comunicazione attenta e puntuale per far capire quali sono già i servizi in essere che possono essere garantiti ai nostri cittadini, e chiaramente poi implementandolo possibilmente con qualche borsa lavoro. L'altro aspetto su cui ci vogliamo concentrare immediatamente è quello della RSA. Nel 2014, alla fine del mio mandato, con la mia giunta avevamo acquisito gli ultimi terreni, un fabbricato all'interno dell'area in cui si intende realizzare la struttura. C'era già una convenzione, una lettera di intenti con il comune di Caiolo e Castione per allargare il bacino d'utenza. Da lì vogliamo ripartire, sapendo benissimo che quel modello che avevamo studiato 5 anni fa oggi è superato e va ricalibrato e rimodulato.
Scuola e cultura sono due fronti che si intrecciano sia sul fronte del discorso strutture, ma anche iniziative politiche e culturali. Allora, dove intervenire? Cominciamo da Piesini. Ma per quanto riguarda la scuola, compito di una buona amministrazione è quello di dare degli spazi adeguati, quindi le strutture scolastiche dove i ragazzi, i bambini e i ragazzi possono studiare in tranquillità, in un ambiente sano e stimolante. Di sicuro poi noi ci proponiamo anche, diciamo, oltre che a dare queste strutture che sono di un'importanza vitale, diciamo, oltre alla parte pratica c'è tutta la parte, diciamo, di assistenza allo studio, al completamento di un percorso di formazione scolastica che tramite la biblioteca o tramite Fondazione Albosaggio ci sentiamo di offrire a tutti, diciamo, gli alunni delle scuole che frequentano le scuole sia elementari che medie all'interno del nostro campus scolastico. Una battuta sulla cultura, se ritiene? Sì, noi ci proponiamo come cultura, ci proponiamo un'iniziativa editoriale che tramandi, che metta per iscritto, diciamo, quello che era l'Albosaggio di una volta, di un tempo, che tramandi, diciamo, le nuove generazioni lo spirito di Albosaggio dei nostri avi, e naturalmente lo facciamo coinvolgendo in prima istanza, diciamo, i ragazzi del campus scolastico che si rivolgeranno agli anziani del paese. Murata. Non dimentichiamoci che Albosaggio è stato il primo comune in valle, tra i primi in Lombardia, ad avere le classi completamente dotate di lavagna interattiva e di tablet. Noi vogliamo implementare ulteriormente quel progetto mutuando altri percorsi che stanno facendo in Italia e all'estero grazie a una grande azienda informatica. Quindi implementiamo la scuola digitale. Abbiamo un altro progetto che anche questo non inventiamo nulla, ma l'abbiamo mutuato da Livigno, quello della alfabetizzazione motoria, una necessità sempre più impellente che esce da chi in questo momento si occupa dell'allenamento dei ragazzi e dei giovani. Quindi dobbiamo mettere assieme le sinergie scuola e società sportive del paese per dar vita a questo progetto di alfabetizzazione motoria, che non riguarda solo l'aspetto fisico ma riguarda anche l'alimentazione e stili di vita sani. Per quanto riguarda la cultura, non dobbiamo dimenticare che la mia giunta ha creato il mercatino di Natale, la primavera della cultura, i suoni delle orobie. Chiaro, oggi ci vogliono idee nuove e fresche, ma la partenza è già più che positiva. Giugni. Per quanto riguarda la scuola, tengo a precisare che in Albosaggio c'è uno dei migliori plessi scolastici per l'insegnamento. Anche la struttura in se stesso, anche le strutture in se stesso sono valide. Come dicevo prima, con l'efficientamento energetico le porteremo al top, perché il benessere dello studente poi ricade sulla sua voglia, sulla sua volontà di andare a scuola. Ai ragazzi sicuramente va insegnato quello che è, il volontariato, quello che è la protezione civile, perché comunque sono insegnamenti di vita questi. Quindi non dimentichiamoci che non bisogna sempre solo parlare dei libri, ma dei programmi magari standard, ma anche di qualcosa che dia un valore aggiunto a questi ragazzi. Ad esempio, uno dei progetti che vorremmo realizzare è quello di trasformare la ex chiesetta vicino al Palazzo Municipale in un piccolo museo con beni storici ed etnografici che ci verrebbero donati con molto piacere da un nostro concittadino. Grazie, stiamo incontrando e siamo al giro di boa di questo confronto fra i tre candidati sindaci al comune di Albosaggio. Ora tocchiamo un tema da non sottovalutare, che è quello della sicurezza, forse anche per la vicinanza a Sondrio e in parte soprattutto per la porzione più bassa del territorio comunale, quindi la vicinanza anche, diciamolo pure, a vie di fuga veloci. Non sono mancati anche ad Albosaggio negli ultimi anni, anche in forma spettacolare, clamorosa, alcuni episodi di furti in abitazioni, in attività commerciali. Sul fronte della sicurezza, dunque, chiediamo ai tre candidati sindaci cosa si ripromettano di fare. Cominciamo questo giro da Murada.
È vero quello che dice il direttore, chi ha i capelli grigi come sottoscritto sa che nei paesi nel passato i portoni delle case rimanevano sempre aperte. Oggi questo è impossibile e credo che tra i reati più brutti quello della violazione del domicilio sia il più odioso, perché entra proprio nella violazione del domicilio e delle case. Dobbiamo anche dire che il lavoro delle forze dell'ordine e della prefettura è encomiabile. Compito dell'amministrazione è dare aiuto e supporto alle forze dell'ordine, e quindi con il posizionamento di telecamere di videosorveglianza all'ingresso del paese o nelle zone in cui loro ci chiederanno di metterle. Il passo successivo è evidente, quello di una convenzione con la polizia locale, che può essere di Sondrio o di altri comuni limitrofi, perché poi il controllo della videosorveglianza deve essere costante e mantenuto e non occasionale. Giugni. Questo è un po' il punto di forza del nostro programma, perché ci teniamo molto a fare in modo tale che si torni alla, magari non totalmente, forse non sarà possibile, alla serenità di un tempo per come ci si muoveva all'interno del paese. Sistemi elettronici sicuramente danno una mano. Le forze dell'ordine, posso dirle, nel passato sono sempre state molto presenti, come pure alla prefettura quando c'è stato bisogno, e dobbiamo dare ancora più forza a questa cosa per dare più serenità al cittadino. Il cittadino che vive sereno poi sa affrontare anche le difficoltà con maggiore tranquillità. Ovviamente per sicurezza non si parla solo di questo tipo di sicurezza, ma anche la sicurezza di come il cittadino si muove in paese, e quindi ovviamente dobbiamo avere la sicurezza anche per quanto riguarda le strade, la manutenzione, la cartellonistica e quant'altro possa aiutare il cittadino. Stefano Piesini. Sì, naturalmente io essendo padre di famiglia, quindi mi rendo ben conto e sono sensibile al tema della sicurezza, perché effettivamente in questi anni naturalmente si sono verificati degli episodi sgradevoli. La sicurezza deve essere in cima comunque agli intendimenti, credo, di un buon amministratore, e credo che naturalmente l'aiuto e coadiuvare, diciamo, quello che è il lavoro delle forze dell'ordine sul territorio, credo che sia la prerogativa numero uno. Naturalmente andare a integrare con quello che la tecnologia ci permette, perlomeno la videosorveglianza dei varchi in ingresso e in uscita del centro abitato, entrare in convenzione con altri comuni che hanno al loro interno già delle strutture adibite a polizia locale. E un altro punto che secondo me ritengo qualificante, siccome abbiamo nel nostro programma la riqualificazione dell'illuminazione pubblica LED, riuscire ad integrare col risparmio derivante dai minori consumi di energia elettrica, riuscire a integrare sempre di più quello che è l'illuminazione pubblica sul territorio. Grazie. Albosaggia è stato forse uno dei primi comuni, se non il primo, della nostra provincia a dotarsi di una fondazione di comunità, appunto la fondazione di Albosaggia, che può essere, riteniamo, anche una leva di promozione sociale importante per la comunità di un paese di 3.500 abitanti. Allora, come rafforzare il ruolo di questa fondazione per il beneficio collettivo? Cominciamo da Giugni. Ma la Fondazione Albosaggia ha bisogno sicuramente di nuove idee, è nata da moltissimi anni, ha fatto tanti bei progetti, però nuove idee che possono arrivare ovviamente da tutti sono il perno per poterla mandare avanti. La Fondazione Albosaggia nasce con l'intento appunto di fare la cultura, di fare tantissime cose, di fare associazionismo, e oltre a questo poi in un certo momento si è agganciato, è entrato anche la parte della spacca, che è praticamente la parte che si occupa dei ragazzi, chiamiamoli, meno fortunati. Quindi Fondazione Albosaggia sulla spacca potrebbe fare molto, lavorare molto per dare più autonomia possibile a questi ragazzi, in modo tale che un domani, se dovessero rimanere da soli, arriverebbero sicuramente ad avere più forza per andare avanti. Ovviamente la Fondazione Albosaggia deve sapersi muovere con le sue gambe, poi l'amministrazione non si tira indietro,
sicuramente la supporterà nei progetti e quant'altro, progetti che devono essere condivisi con l'amministrazione e non devono essere fatti a senso unico dalla sola Fondazione Albosaglio. Grazie. Piasini. Ma sicuramente in questi anni la Fondazione Albosaglio si è rivelata un'ottima associazione, una fondazione che ha dato, diciamo, un grande impulso a quella che è la socialità del comune attraverso anche la realizzazione di bellissime manifestazioni, in primis i mercatini di Natale e altre iniziative, e poi negli anni ha saputo strutturarsi, diventare grande, introducendo quello che è secondo me il fiore all'occhiello, cioè il servizio Spacca, riservato ai ragazzi diversamente abili, che in questi anni ha saputo avere sempre più consensi e sempre più gradimento anche a livello delle famiglie. Noi come intendiamo lavorare nella direzione di Fondazione Albosaglio? Naturalmente dandogli spazi adeguati all'interno del campus scolastico, perché comunque anche il servizio rivolto a Spacca è in crescita e quindi ha bisogno anche di più spazio. Naturalmente coadiuvando quelle che sono tutte le loro iniziative che portano avanti nel comune e soprattutto anche tutte le iniziative che portano avanti verso il mondo della scuola e tutto quello che gira attorno al mondo della scuola. Murada. La Fondazione Albosaglio l'ho voluta fortemente nel 2008-2009 perché sapevamo che il patto di stabilità avrebbe imposto regole ferree e messo le briglie al comune, quindi avevamo bisogno di un braccio operativo. La Fondazione Albosaglio in questi anni ha operato molto bene, quindi va dato atto alla governance di aver gestito in maniera ottimale le manifestazioni e tutte le operazioni che abbiamo come amministratore comunale avevamo affidato alla Fondazione. Oggi è diventata una macchina complessa e proprio perché è diventata una macchina complessa credo che la governance abbia bisogno di uno spacchettamento delle attività, dove alla testa di ogni attività, cultura, scuola, disabili, ci sia un team di esperti che possa coadiuvare la governance nel portare a compimento quelli che sono gli obiettivi e, perché no, implementare ulteriormente l'attività. Come può Albosaggia mettere a frutto la vicinanza con il capoluogo di Sondrio? Dunque, quale rapporto ci deve essere a vostro giudizio? Come può essere migliorato tra il vostro comune e il confinante comune della città di Sondrio? Cominciamo questo giro da Piasini. Sì, è normale che Albosaggia confina con Sondrio, ma confina con anche altri comuni che negli anni sono stati più vicini, diciamo, rispetto al capoluogo. È normale che bisogna andare verso la condivisione dei servizi per arrivare a migliorare laddove possibile, riducendo anche i costi di questi servizi, andare a migliorare quella che è l'offerta di servizi verso la propria cittadinanza. Un passo ulteriore che si può fare, diciamo, rivolto al capoluogo è quello magari di interagire e potenziare quella che è, diciamo, la collaborazione anche vista con la polizia locale, perché la realtà con la polizia locale è un po' più strutturata, quindi a noi ci rivolgiamo anche perché, come dicevamo prima, il presidio del territorio con, diciamo, le problematiche legate alla sicurezza è molto sentito anche da tutti i cittadini. È normale che noi ci rivolgiamo al capoluogo, ma comunque ci rivolgiamo anche ai comuni limitrofi con cui negli anni abbiamo sempre avuto delle ottime collaborazioni. Murada. Beh, dopo la chiusura delle Unioni delle Orobie è evidente che oggi è tempo di aprire le braccia a Sondrio. Credo che il ponte Sozzani, inaugurato sabato, diventi idealmente la stretta di mano fra i due comuni. Albosaggio ha necessità di andare alla ricerca non solo della polizia, di convenzioni con la polizia locale, ma visto il numero esiguo dei nostri dipendenti ha bisogno di trovare anche professionalità all'interno dell'amministrazione operativa di Sondrio. Noi mettiamo sul piatto il sentiero Valtellina, mettiamo sul piatto la struttura per il rafting, le nostre montagne che già i sondresi usufruiscono. Credo che sia ora di fare un patto di mutuo soccorso dove le due amministrazioni inizino a collaborare, tenendo presente che già oggi la polisportiva Albosaggio, in parte anche il Cicalcio, tra i ragazzi che fanno attività la maggior parte di questi provengono da Sondrio, quindi credo che sia necessario iniziare una sinergia di collaborazione con chiunque vincerà le elezioni a Sondrio e a Albosaggio. Giugno. Io ritengo che la sinergia con Sondrio
non solo importante ma indispensabile. Come già citato, l'inaugurazione della passerella di sabato, intitolata a Sozzani, è un simbolico ulteriore segnale di vicinanza. Sozzani, che ha dato tanto per la gestione delle acque in Valtellina, si è impegnato molto. E ricordo che un tempo col sindaco di Sondrio, dissi che l'unico confine che c'era tra Albosaggio e Sondrio era l'Adda, ma con il ponte il confine spariva. Infatti più di una volta ho cercato di trovare un accordo per avere i vigili di Sondrio sul nostro territorio in determinati momenti e situazioni, perché è comprensibile anche quali sono le loro necessità, quali loro sono i loro problemi di carattere operativo. Ma sono sicuro che adesso, magari rivedendo le amministrazioni, magari una qualche forma la possiamo trovare. Noi ci teniamo molto, perché è importante. I tre candidati sindaci sono naturalmente l'apice di una squadra, che è quella costituita dalle loro liste. Allora raccontateci in un minuto come si caratterizza per composizione, per competenze, per provenienze la vostra lista. Cominciamo da Graziano Murada. Beh, per la prima volta ho cercato di mettere in piedi una lista non partendo dalla posizione geografica di ogni singolo candidato all'interno del territorio comunale, ma partendo dal proprio curriculum, dalla propria professionalità e dal proprio vissuto. Credo di esserci riuscito in questo intento e metto sulla piatta dell'amministrazione una squadra nuova, coesa, in grado di portare valore aggiunto all'amministrazione. Perché il sindaco può essere il più bravo sindaco di questo mondo, può essere un bravo regista, ma se gli attori con lui che devono recitare la parte non sono all'altezza, i risultati finali del film non possono che essere scarsi. Giulio. Esperienza e innovazione. Sei donne e sei uomini, proprio per avere anche una logica di un bilanciamento simbolico, si intende. Sappiamo benissimo che le donne sono tenaci quando prendono un impegno. Poi ci sono i tre anziani, che dovrebbero essere quelli che portano esperienza e insegnamento per poi dare la possibilità ai nuovi di andare avanti. Quindi, a parte i tre che citavo, di cui uno sono io, gli altri sono tutti nuovi, li ho visti molto determinati, molto gasati e desiderosi di fare, e questo mi fa un gran piacere. Quindi giovani con grinta per portare avanti tutto quello che è dentro il nostro programma, che ovviamente in questa breve trasmissione non è stato possibile presentare, ma che ovviamente si potrà leggere. La nostra è una lista civica che vuole essere in primis attenta ai cittadini, disponibile al cittadino a dare risposte. Poi le risposte non sempre sono semplici, non sempre possono andar bene, ma che siano risposte corrette. Grazie. Piasini. Sì, la mia lista, devo essere sincero, è molto motivata, è composta da 4 donne e 8 uomini con a me a capo, e ho fatto delle scelte, diciamo, in base alle competenze naturalmente dei componenti, ma soprattutto anche mi sono rivolto, diciamo, ai miei componenti, li ho scelti perché la maggior parte di loro è da anni e anni che spende il proprio tempo all'interno del mondo dell'associazionismo, perde tempo che ruba le proprie famiglie, ai propri affetti all'interno del mondo del volontariato, e credo che questa sia proprio, diciamo, il valore aggiunto che caratterizza la mia lista. È normale che alcuni di noi hanno esperienze, cercheranno di trainare questi ragazzi che hanno una volontà e un'energia e una voglia di fare che sono veramente incredibili, e che vi renderete conto che si metteranno da subito a disposizione della cittadinanza. Grazie. C'è una domanda, dobbiamo ammetterlo, che perseguita un po' tutti i candidati sindaci ogni qualvolta c'è un confronto pubblico nel quale sono chiamati a raccontare un po' quello che si ripropongono di fare per il loro comune.
ed è la prima cosa che farete se sarete eletti sindaci, naturalmente anche un gesto, un provvedimento simbolico, un'iniziativa che voglia caratterizzare l'inizio del vostro operato. In un minuto provate a dirci quale sarà la prima cosa che farete alla prima seduta di giunta o alla prima volta che sederete sulla poltrona nella scrivania del sindaco di Albosaggia. Fausto Giunta. Allora, io credo che una delle cose importanti da fare è quella di recuperare il rapporto con le altre, con le eventuali minoranze. E ovviamente perché? Perché in un comune bisogna lavorare tutti assieme. La minoranza non deve essere il tuo nemico, ma deve essere un tuo alleato per poter lavorare. Certo, su programmi che decidi tu, ma comunque è corretto ascoltare. Ovviamente ci sono tante cose da fare all'inizio, però visto che siamo nel periodo estivo, se riusciamo a mettere in campo subito quelle piccole opere di sistemazione a vantaggio dei ragazzi, completamento del parchetto della Moia e l'oasi del Gabetto, che vuole essere trasformata in un'area appunto di gioco e svago per le bambini e famiglie, sarebbe una grande soddisfazione. Poi si passerà ovviamente alle cose più ampie, più importanti, che magari si possono fare anche appena successivamente. Piasini. Di sicuro è il mio intendimento anche portare avanti una coesione anche con le, di sicuro con le forze di minoranza, perché è normale, come ha già detto il mio predecessore, è normale che in un comune piccolo l'unità di intenti e l'andare tutti nella stessa direzione è indiscutibilmente una delle priorità. Mi propongo, diciamo, come prima azione, quella naturalmente di interfacciarmi direttamente con i dipendenti del comune per capire quelle che sono le priorità, quelle subito da attuare, perché secondo me le cose subito da attuare sono quelle che sono, diciamo, le più sentite dai cittadini. E praticamente poi anche noi ci proporremo di guardare al futuro andando a intervenire nel breve, nel medio, nel lungo termine per andare incontro a tutte quelle che sono le esigenze per i cittadini di Albosaggia. Ecco. Murada. Da minestra riscaldata, ma quello che sono, so benissimo che non ci si può lasciare travolgere dai sogni, ma credo che il primo compito che farò, se dovessi vincere questa competizione elettorale, è capire quali sono le risorse disponibili del comune. E se ci sono risorse disponibili, andare a tamponare quelle emergenze. Abbiamo strade dove ci sono le buche, manca la segnaletica orizzontale, c'è la necessità di pulire i bordi strada e le scarpate, non perché non ci sia la volontà ma da parte di chi è dipendente oggi, ma abbiamo solo un dipendente che si occupa della manutenzione esterna. Quindi la prima azione sarà quella di verificare le risorse e eventualmente investirle in questa direzione. L'altra è più di carattere amministrativo. Io vorrei ripristinare la convenzione che ho lasciato ai tempi tra Tempio Crematorio e l'associazione e riportarla all'origine. Grazie, siamo all'ultimo giro di interventi con i nostri tre ospiti, i tre candidati sindaci al comune di Albosaggia. Lasciamo qualche secondo in più, 90 secondi, un minuto e mezzo per l'ultimo giro, le loro conclusioni, il loro appello al voto, e spiegate quale ritenete che sia la vostra arma in più che fa la differenza e il motivo per il quale i cittadini di Albosaggia devono scegliere voi come sindaco del loro comune per i prossimi 5 anni. Cominciamo questo giro da Fausto Giugni, candidato sindaco della lista numero 2 Nuova Albosaggia. Io credo che chi vuole bene realmente al nostro comune, alla nostra Albosaggia, è colui che non vuole estremizzare la fase elettorale. Noi con grande serenità stiamo cercando la fiducia ai nostri cittadini e cercando di usare toni pacati e propositivi. Tutto questo insieme alla sicurezza e alla tranquillità delle nostre famiglie. Cercheremo di amministrare in totale trasparenza e onestà. Io dico che il Palazzo Comunale è aperto a tutti, anzi invito, sprono i cittadini a frequentarlo, in modo tale che possano capire realmente cosa succede lì dentro e come si risolvono i problemi. Ogni piccolo e grande problema da parte nostra sarà affrontato
e cercheremo di arrivare a un'equa e una corretta soluzione, anche se sappiamo benissimo che tante volte anche le cose più piccole sono le più difficili da realizzare. Cercheremo di fare buona manutenzione, di migliorare la manutenzione, di rivedere ove necessiti anche il discorso neve per la pulizia, cartellonistica, segnaletica, insomma quello che è il nostro programma, la sicurezza del cittadino, non solo sotto l'aspetto fisico e dell'incolumità in casa, ma anche sotto l'aspetto fisico ed incolumità mentre percorre le nostre strade. Poi, concluda. Noi cercheremo sempre di dare forza ai nostri ragazzi per quanto riguarda le associazioni, saremo sempre presenti con loro, perché un ragazzo in un'associazione ovviamente è un ragazzo che avrà un futuro. Grazie Stefano Piasini, lista numero 3, Albo Saggia Unita. Sì, naturalmente il mio appello è rivolto ai cittadini Albo Saggia. Credo che in questi anni hanno imparato, credo, a conoscermi per la mia assoluta onestà e disponibilità, e credo che ci proponiamo per far bene le cose, soprattutto partendo dalle esigenze reali del cittadino. Come dicevo prima, ci rivolgiamo alle famiglie, ci rivolgiamo alle associazioni che con le famiglie collaborano per il tutto il discorso legato ai bambini e ai ragazzi, ci rivolgiamo soprattutto ai cittadini che in questi anni ci hanno supportato all'interno dell'amministrazione. Sinceramente credo di avere con me una squadra molto motivata e molto capace, piena anche di competenze, che mi darà una grossa mano per portare avanti tutti quegli intendimenti che sinceramente abbiamo messo anche molto, diciamo, innovativi all'interno del nostro programma. Ecco, questo è l'appello che mi sento di rivolgere ai cittadini Albo Saggia, tenendo conto che comunque io in questi anni mi sono sempre comunque dato da fare, e credo di essere anche una persona che, vivendo quotidianamente il comune d'Albo Saggia, vede quelle che sono le reali esigenze. Graziano Murada, lista Murada per Albo Saggia sindaco, la numero 1. Beh, io metto sul piatto i 10 anni da sindaco, sotto gli occhi di tutti quello che è stato fatto durante il mio mandato, grazie chiaramente anche a chi era con me in quel periodo, quindi la gente sa quello che so fare e quello che non so fare. Una lista nuova, coesa, fatta di professionalità e con gente che ha idee e progetti nuovi, che addirittura è stimolo per il sottoscritto. Poi credo che i paesi oggi abbiano bisogno di unità. Credo che oggi sia uno dei giorni dove la nostra Repubblica stia vivendo uno dei periodi più gravi che mai gli siano toccati. E oggi basta leggere sui social per capire come le istituzioni abbiano la fiducia in calo e siano sempre più distanti dai cittadini. Ecco, a livello di paese vi è la necessità di unire le forze affinché tutti si sentano appartenenti a una grande famiglia, che è la famiglia comunale, che nessuno rimanga indietro, che tutti possano accedere a quelli che sono i servizi, soprattutto, diciamo così, le fasce deboli e quelli che si trovano nel momento del bisogno. Io a questi garantisco il mio impegno e l'impegno di chi è con me. Grazie dunque ai 3 candidati sindaci di Albo Saggia di questo interessante confronto, sebbene sintetico come è dettato dai tempi del linguaggio televisivo, sulle loro proposte. Vi ripresento ancora una volta, prima di congedarli, i 3 candidati sindaci al comune di Albo Saggia: Graziano Murada, candidato sindaco. Grazie. Della lista numero 1, Murada per Albo Saggia sindaco. Fausto Giugni, candidato sindaco per la lista numero 2, Nuova Albo Saggia. Grazie per avermi ascoltato. Stefano Piasini, candidato sindaco della lista numero 3, Albo Saggia Unita. Grazie e buonasera a tutti. Grazie anche a voi per averci seguito. Buona serata.